Presidente, una domanda sul decreto varato dal governo. La norma anti-rave che introduce insomma, una nuova regola al codice penale è stata definita come liberticida. Qual è il suo punto di vista? E anche sul reintegro dei medici Novax? Reintegro dei medici Novax è un atto di totale irresponsabilità che offende i medici che hanno fatto il proprio dovere, che hanno dato prova di deontologia professionale, che offende i pazienti, che fa solo demagogia. Quindi è qualcosa di intollerabile. Per quello che riguarda la sicurezza, io sono per garantire sempre e comunque il rispetto delle leggi dello Stato e dunque sono per fare in modo che non si verifichino eventi come quello di Modena, ma come quello di Viterbo. Non dobbiamo avere imbarazzi nel rivendicare l'esigenza della sicurezza, così come non dobbiamo avere imbarazzi a denunciare esagerazioni come quelle che ritroviamo nella ipotesi di decreto presentata dal governo. Sinceramente, mi pare che andiamo oltre l'esigenza giusta di garantire la sicurezza e offriamo un provvedimento che si espone da tanti punti di vista a criticità che vanno superate nel dibattito parlamentare. Ovviamente, il tema della sicurezza deve essere assunto fino in fondo nel nostro paese, perché veniamo da anni, da decenni di rilassamento, di ipertolleranza, di opportunismo che hanno determinato per tanti versi l'impossibilità di vivere nei centri urbani, nei centri storici, nei luoghi della movida. Dunque il tema della sicurezza è un tema da prendere in mano con coraggio e con determinazione. Tema difficile, per l'amor di Dio. Dobbiamo sempre trovare un punto di equilibrio fra tutela dei diritti e delle libertà e esigenze di sicurezza. Io credo che si possano fare delle scelte efficaci sul piano della sicurezza, ma rispettose dei diritti dei cittadini.